Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa nocciolata, una crema così buona che crea dipendenza e noi assicuriamo che una volta preparata non la comprerete mai più dal supermercato, poiché è anche un piacere farla per i familiari. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 200 g di cioccolato fondente Lindt 72% di cacao, 100 g di cioccolato al latte Lindt, 100 g di nocciole tostate del Piemonte, 50 g di zucchero muscovado integrale biologico, 50 g di zucchero integrale biologico, 160 ml di latte fresco intero biologico, un cucchiaino di estratto di semi di vaniglia bourbon. Per prima cosa trituriamo le nostre nocciole finché non diventeranno una bella pasta omogenea. Guardate che consistenza che hanno preso le nostre nocciole, come potete vedere è una crema bella omogenea. A questo punto aggiungiamo i due tipi di zucchero, ossia il muscovado e lo zucchero di canna normale. E continuiamo a mescolare finché diventerà sempre più cremoso. Nel frattempo abbiamo tritato un pochino di cioccolato e ora non ci rimane altro che aggiungerlo ovviamente e anche un pochino di latte ogni volta che aggiungiamo un po' di cioccolato. Poi continuiamo a mescolare finché non finiremo tutti e due gli ingredienti. Ed ecco la consistenza che ha raggiunto la nostra nocciolata dopo aver triturato tutti i nostri ingredienti. Ora non ci rimane altro che aggiungere i nostri semi di bacca di vaniglia bourbon, mescolare per bene e, quando avremo finito ciò, metteremo il tutto a cuocere a bagnomaria per 20 minuti. Mi raccomando, non la cuociamo di più perché sennò diventa dura e stopposa, non deve essere così, perché questa è una crema spalmabile. Mi raccomando, mescoliamo sempre. Dei piccoli consigli. La nostra pentola deve essere di acciaio inox doppio fondo e mi raccomando, l'acqua non deve mai toccare la nostra pentolina. Come già detto, continuiamo a mescolare per tutti i 20 minuti. Ed ecco la nostra nocciolata dopo i 20 minuti di cottura. Non spaventatevi dalla sua consistenza liquida, perché quando si raffredderà, fra circa 20-25 minuti, sarà di una consistenza perfetta. Ed ecco qui la nostra nocciolata! Ok ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa delizia di una nocciolata. Ma prima io vi voglio far vedere com'è. Guardate che bella consistenza cremosa. Che bella. Ok. A questo punto non ci rimane altro che assaggiare e ora ce la gustiamo. Alla salute. Che buono. È veramente fantastica. Ci sono queste nocciole del Piemonte che si sposano benissimo con questo cioccolato. Poi si sentono al punto giusto sia il cioccolato sia le nocciole. C'è anche una dolcezza perfetta. Insomma, veramente una crema fantastica che la dovete assolutamente provare. Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!